donne in fiume a primavera, ma il vento per aprile è così bella. Ci sono due grandi famiglie che sono la musicoterapia recettiva, cioè quella basata sull'ascolto di musica, quindi sulla somministrazione di musica, e quella invece attiva, basata sulla produzione di musica nella sua accezione più ampia, di musica, di suoni, a volte di rumori, insieme al paziente. E in questa dinamica il silenzio ha la stessa importanza del suono. Questa seconda categoria di musicoterapia è quella nella quale mi sono formato ed è quella che prevalentemente applico nel mio lavoro. Nel nostro caso specifico stiamo parlando di musicoterapia Benenson, che è il fondatore di questo modello di musicoterapia. Ci teniamo molto alla parola modello, che non è metodo, in quanto il metodo per noi sarebbe un elenco di cose da fare, mentre il modello è un impianto di riferimento, una sorta di cornice di riferimento all'interno della quale ogni musicoterapista inserisce se stesso con la propria storia, con il proprio stile, e quindi attinge a un modello, lo fa proprio e lo utilizza nel proprio lavoro. Ho un passato da musicista, ho frequentato il conservatorio, quindi ho ricevuto una formazione accademica, e quando ho cominciato a fare musicoterapia la mia più grossa difficoltà è stata quella di destrutturarmi, e cioè di abbandonare quell'approccio accademico, mentre in musicoterapia bisogna riuscire a staccarsi da questo approccio così rigido e formale per sentire e ascoltare prima di tutto quello che fa il paziente e riuscire a sintonizzarsi con lui al suo livello. Potenzialmente la musicoterapia può essere rivolta a chiunque. Si può lavorare in un'ottica preventiva, in un'ottica riabilitativa, in un'ottica terapeutica. Si possono fare attività di gruppo, che in questo caso vengono condotte da una coppia di musicoterapisti. Si possono fare delle sedute individuali in un rapporto uno a uno. La caratteristica è quella di costruire un progetto ad hoc per quella persona o per quel gruppo, all'interno del quale vengono specificati gli obiettivi che vogliamo raggiungere con quella persona o con quel gruppo. La musicoterapia con persone che hanno deficit visivo è un campo di applicazione piuttosto specifico, uno perché in Italia sono poche le strutture che si occupano di deficit visivo, due perché all'interno di queste strutture sono ancora meno i musicoterapisti che ci lavorano, un po' perché la nostra figura non è ancora così diffusa, un po' perché non c'è un modello di formazione che insegni al musicoterapista come lavorare con persone che hanno problemi visivi, deficit visivi. Chi non vede è abituato naturalmente a investire molto di più nel canale uditivo, ha una maggiore capacità di decodifica di quello che arriva all'orecchio. Dal mio punto di vista è estremamente stimolante perché si va a incontrare una persona che naturalmente ha una capacità di discernere sonorità, timbri, sfumature che magari ai vedenti a volte sfuggono. È bene precisare che quando parliamo di bambini non vedenti, oggi ci riferiamo a una tipologia di persone molto diversa dai bambini non vedenti che potevamo avere per esempio 50 anni fa. Questo perché prevalentemente i bambini non vedenti attualmente lo sono quasi sempre, nella stragrande maggioranza dei casi, in seguito a nascite premature, quindi hanno quella che si definisce la retinopatia del prematuro, per cui hanno un vissuto innanzitutto estremamente doloroso e caotico di questo mondo col quale improvvisamente impattano. Non hanno il contatto materno o comunque con le figure che si prendono cura di loro, perché devono stare in un ambiente estremamente protetto, asettico, laddove quindi l'abbraccio, il contatto così importante, specie nelle prime settimane di vita, non è possibile.
tra le conseguenze fisiche della nascita prematura c'è quella di questa retinopatia, quindi un deficit visivo che può essere parziale o totale, e spesso poi si innestano anche altre problematiche di tipo cognitivo che quindi possono poi dare vita a ritardi mentali, disturbi relazionali, forme di autismo, spesso ci sono difficoltà motorie correlate. Se una persona, un bambino, entra in questa stanza, con un colpo d'occhio di 2 o 3 secondi ha fatto una panoramica di come è fatta questa stanza, che dimensioni ha. Tutto questo per un bambino non vedente invece è frutto di un processo molto più lungo che deve passare per altri canali che non siano quello visivo. Per cui l'inizio di un percorso di musicoterapia con un bambino non vedente passa sempre innanzitutto per l'esplorazione del perimetro della stanza. Se il bambino può interagire verbalmente, si può chiedere se la vuole fare da solo o se la vuole fare accompagnata. Il bambino che vede si butterebbe subito sugli strumenti che nella stragrande maggioranza dei casi sono disposti a semicerchio, questo per dare un messaggio di accoglienza, per permettergli di poter vedere con una sola occhiata tutti gli strumenti che sono a disposizione, quindi senza sovrapposizioni, tutti gli strumenti sono equidistanti. Questa disposizione a semicerchio all'interno di uno spazio per il bambino non vedente è un punto nel nulla, è un messaggio che non arriva e anzi che può generare ansia. Uno, perché se il bambino non vedente si mettesse a camminare per questa stanza inciamperebbe in qualche strumento e potrebbe o spaventarsene e quindi ritrarsi, oppure cominciare va bene ad esplorare quello strumento che non è però lo strumento che ha scelto, è il primo strumento nel quale è incappato ed è molto diverso. Per favorire quindi l'esplorazione e la scelta autonoma, sono arrivato con una serie di esperienze a preferire una disposizione dello strumentario, per esempio, che lungo un'unica linea, che può essere o la linea dove si trova la sedia sulla quale il bambino si è tolto le scarpe, quindi la continuità rispetto al punto nel quale si trova, o una linea, in questo caso, sulla parete libera. Una volta che il bambino ha esplorato, e anche questo è un processo piuttosto lungo, allora sa che cosa ha a disposizione e dunque sceglie veramente lo strumento che preferisce, dal quale preferisce cominciare. Lo strumentario che si utilizza è di base lo strumentario Orff, quindi tutto l'insieme di strumenti che Karl Orff ha creato nel suo metodo di didattica e pedagogia musicale, quindi sono strumenti che hanno la caratteristica di essere di dimensioni congrue alle mani del bambino, di essere facili nel loro approccio, quindi non richiedono competenze musicali specifiche. Questo per far sì che il bambino sia quanto più facilmente gratificato, limitare quindi al minimo il rischio di frustrazione o di ansia per non sapere come si approccia uno strumento. Cerchiamo di prediligere strumenti di materiali naturali, legno, pelle, cerchiamo di rappresentare tutte le categorie di strumenti a percussione, a fiato, a corda, e anche qui il gruppo di strumenti che viene utilizzato cambia a seconda del bambino in questione. Perfetto. Oh, questo è il primo. Il nome dell'organo. Xilofono. Xilofono. Ok. Accanto c'è. Il tamburello. Il giambè. Ok. E il bacchetto. Grattagratta. Bravissimo. Ci sono le terrette, vero? Le maracas. Ci sono i legnetti. Bravo, qui qua. C'è il tamburello.
sono dure, sono i bondi. Perfetto. In musicoterapia non tendiamo al prodotto estetico fine a se stesso, l'obiettivo non è fare della bella musica o gratificare il bambino con qualcosa di bello, ma è creare un'interazione, una comunicazione prevalentemente non verbale, ma fatta di suoni, di movimento, laddove possibile, e anche di silenzio a volte. Nella musicoterapia non gli viene richiesta nessuna prestazione, c'è una persona che lo attende, ci sono degli oggetti un po' particolari e il musicoterapista aspetta che il bambino faccia qualcosa e impara a sintonizzarsi sulla produzione del bambino. Se dice tu lo sai, suona il piano e tocca il muro. Tocca la tapparella, fai l'uccellino e fai il leone e fai il cavallo e fai il cane che ha corso. Comunicando senza le parole si può regredire a una fase di sviluppo comune a tutti gli esseri umani, cioè la fase preverbale, quella in cui ci rapportavamo con il mondo circostante senza le parole, ma comunque inviando dei messaggi che passavano attraverso la mimica, la prosemica, magari il tono dei suoni che si emettevano con la voce. La consegna che riceve all'inizio è che entriamo in una stanza dove ci togliamo le scarpe e tu puoi fare quello che vuoi. Nel fare quello che vuoi c'è quello che dicevo prima, il non fare niente, da un lato, e dal lato opposto ci può essere anche quello di rompere un oggetto o più oggetti. Non è vietato rompere uno strumento, non è l'obiettivo della musicoterapia, a meno che con un bambino o con una persona rompere un oggetto non significhi accedere a un livello catartico che rientra tra gli obiettivi che ci siamo dati per quella persona. Uno, perché è frutto di un percorso e anzi rappresenta in qualche modo l'apice, il culmine. Due, perché un tamburo che si rompe, una chitarra che si sfonda, una bacchetta che si spezza, in musicoterapia sono semplicemente degli oggetti che cambiano forma, non degli oggetti che perdono la loro dignità e la loro valenza. Quando si costruiscono gli strumenti insieme al paziente, anche se sono strumenti molto semplici, contenitori con dentro dei semini, scatole da percuotere, eccetera, questi strumenti acquistano un valore inestimabile. Fare anche molta attenzione al tipo di vocalità che si usa con il bambino, perché è un biglietto da visita preziosissimo sempre, ancor di più lo è nei confronti di bambini non vedenti, che quindi imparano a riconoscerci proprio per la nostra voce, per cui è importante utilizzare un tono pacato, dare messaggi chiari e non ambigui, chiamarlo per nome quando ci rivolgiamo a lui, perché lui sappia che sto parlando con lui. Quello che io emetto con la voce è quanto di più autentico e di mio gli possa dare in quel momento, per fargli sentire dove sono rispetto a lui, se sono seduto o se sono in piedi, verso quale punto ho orientata la mia faccia e anche il sentimento che sto esprimendo in questo momento. La voce, nella sua estrema duttilità, permette di coprire una vastissima gamma di sfumature emotive, di sensazioni, per cui anche solo un semplice vocalizzo può rappresentare un benvenuto,
oppure stimolare una giocosità, un'interazione di tipo ludico, può essere anche normativa in certi casi, io posso utilizzare una voce estremamente dura, chiara e assertiva, non necessariamente con le parole, anche solo con dei suoni, per dare un messaggio appunto, di tipo normativo o contenitivo, può essere il saluto col quale ci lasciamo. E insomma, può stimolare il paziente a fare altrettanto. Quando il paziente tira fuori la voce è per noi sempre un momento estremamente importante. In cui il bambino ci chiede di cantare le canzoni che gli piacciono, può essere anche un meccanismo difensivo, no? Lo faccio cantare, almeno non mi chiede di fare altro. Inoltre, mi canta le canzoni che mi piacciono e io sto tranquillo. Per cui, se ha la funzione di creare un aggancio, la canzone viene cantata. Magari il musicoterapista evita di cantarla da solo, ma cerca di coinvolgere il bambino nell'esecuzione di questa canzone. Quindi la canzone può essere un aggancio forte se non viene svolta come una performance. Una sorta di accudimento musicale che non porterebbe da nessuna parte, insomma, risulterebbe semplicemente ecco, il soddisfacimento di quel bisogno in quel momento, di quel desiderio, che però non genera né cambiamento né crescita. Però il bambino ci sta dicendo che quella canzone gli piace, per cui può essere un buon elemento da coltivare, ecco, come dicevo, nel suonarla insieme o nel provare a stravolgerla, la facciamo una volta così come la conosciamo, ma poi la rallentiamo, la acceleriamo, ci inseriamo altri suoni, creiamo degli stop nei quali facciamo delle altre cose del bambino, perché a questo punto potrebbe innescarsi un gioco per cui il bambino comincia a tirare fuori delle sue fantasie, dei suoi vissuti e quindi comunicarci degli aspetti profondi e importanti del suo essere in quel momento. Possono venire fuori le sue paure, o possono venire fuori le sue passioni, i suoi piaceri o le cose che lo turbano o le difficoltà. Si può creare, cioè, quella sorta di metafora che è quella che rappresenta quella seduta di musicoterapia, la metafora della vita reale, e cioè nella seduta di musicoterapia il bambino agisce delle parti di sé che agisce sempre nella vita reale. E in generale l'intensità delle produzioni sonore è un qualcosa che va usato con molta cautela. Questo è stato uno dei primi aspetti sui quali ho lavorato quando ho fatto il percorso di extra visual training, cioè di formazione da bendato all'interno della stanza di musicoterapia, al di fuori e all'interno della stanza di musicoterapia. Cioè mi sono
immedesimato, escludendo il canale visivo, nel percorso che svolge un bambino quando deve venire a fare musicoterapia. Io, nonostante conoscessi l'ambiente nel quale già lavoravo e lo conoscessi da vedente, mi sono accorto che escludendo il canale visivo tanti elementi mi sfuggivano. Ricevevo una sensazione estremamente sgradevole di smarrimento, come quando si rotola e arriva quella sensazione di stordimento labirintico. L'importanza di dosare e calibrare esattamente gli stimoli sonori che inviamo. In questa attenzione aumentata, i suoni forti erano suoni eccessivamente forti. Così come i rumori improvvisi, i suoni improvvisi che non potevo prevedere con la vista, erano qualcosa di lacerante. Evitare suoni improvvisi, che per un bambino che non vede risultano violenti e spaventosi, e semmai renderlo partecipe del processo che porterà a produrre quel tipo di suono. In questo modo il bambino tira fuori anche il piacere per il suono forte, il piacere per il crescendo, il piacere per l'urlo, ma perché ne è partecipe ed è frutto di un percorso graduale. Il volume della nostra produzione sonora, la pulizia dei suoni che facciamo insieme a un bambino non vedente deve essere estrema, altissima, proprio per evitare una saturazione e una confusione che non aiutano di certo il lavoro di comunicazione e di gioco sonoro. L'obiettivo con un bambino iperattivo può essere quello di focalizzare la sua attenzione sul minor numero di oggetti possibili, facendo sì che il tempo di utilizzo di quell'oggetto sia quanto più lungo possibile. Per cui, per esempio, nel caso di strumenti complessi come il pianoforte, con un bambino iperattivo si può approcciare il pianoforte in toto, quindi andando a aprire la cassa di risonanza, a toccare le corde, sentire come funzionano i martelletti. Possono esserci bambini con disturbi dell'area relazionale comunicativa, come tutta la sfera autistica, e l'obiettivo quindi sarà quello di far sì che il bambino impari a relazionarsi con l'altro, scopra, viva, sperimenti il piacere della relazione e del gioco, che non sono competenze che si imparano automaticamente, terrorizza, ma l'altro può anche essere una fonte di piacere per l'interazione che posso sviluppare con questa altra persona. In musicoterapia, il musicoterapista rappresenta l'altro e quindi può essere il primo altro col quale gioco, col quale imparo a fare dei giochi di reciprocità e di scambio anche molto semplici e molto elementari. Ia-ia-o. C'è il gatto, No. gatto, l'asinello. Ippo. C'è la mucca, Mu. mucca. C'è il cane, cane. Nella vecchia fattoria. Nella vecchia fattoria. Sono qui. Il cambiamento è uno degli obiettivi generali della musicoterapia e possiamo intendere sia un cambiamento su un arco di tempo molto vasto, come possono essere i mesi, le settimane, quindi un cambiamento proprio della modalità di relazione e di comunicazione del bambino, ma osserviamo anche dei cambiamenti in un lasso di tempo molto più breve, che possono essere tra l'inizio e la fine di una seduta di musicoterapia. Spesso si esce da una seduta di musicoterapia con un senso di soddisfazione e sazietà. Se io ho questa sensazione di piacere e di soddisfazione,
è perché la seduta è andata bene, perché i messaggi di comunicazione non verbale, sonora, eccetera, che sono stati lanciati sono stati efficaci, c'è stato uno scambio, c'è stata un'interazione. All'inizio della seduta i bambini hanno molta voglia di venire a fare musicoterapia, per cui succede che li incontro eccitati perché scalpitanti, sanno che è un contesto nel quale non c'è nulla di sbagliato, è un contesto nel quale probabilmente si divertiranno, faranno qualcosa di gradevole, di piacevole. Una volta che abbiamo fatto la seduta di musicoterapia, quest'ansia non c'è più, quasi sempre, e c'è invece magari o il piacere di raccontare a chi sta aspettando fuori cosa è stato fatto dentro, laddove è possibile raccontare, o comunque una sensazione di gratificazione, di soddisfazione. Il movimento è qualcosa che fa parte del produrre musica e quindi anche l'espressione corporea, il movimento libero. È molto diverso con i bambini non vedenti che non hanno un feedback visivo sia del proprio corpo sia del corpo dell'altro. Per cui il movimento è un qualcosa di molto periferico. Raramente il bambino non vedente ha voglia di muoversi. Uno perché muoversi significa andare incontro a dei pericoli. Ciao chitarra! Ci vediamo mercoledì! Tamburo! Aiuta in tutto questo la creazione di rituali, sia in apertura sia in chiusura. L'invenzione, la creazione di un rituale di chiusura facilita il momento della separazione per il bambino. Per cui può essere una canzoncina, può essere una modalità di movimento, può essere un saluto corporeo, può essere una danza, qualunque cosa. È importante che sia un qualcosa frutto della creazione di musicoterapista e bambino. Ciao chitarra! Ci vediamo mercoledì! Tamburo! Ciao tamburo! Francesca! E chi va? Dalla merenda! L'importante è che quando nell'ultima parte della nostra improvvisazione il bambino comincia ad accorgersi che sto mettendo queste notine o questi accordi della nostra canzone di chiusura, sa che ci avviciniamo al momento in cui stiamo per salutarci e tutto diventa più semplice e anche divertente. E per oggi abbiamo finito. Ciao Matteo, ciao ciao ciao. Ma ci ritroviamo qui a suonare giovedì.